Ciao ragazzi, sono Tony, benvenuti in questo nuovo video. Allora, quest'oggi siamo con un video diverso rispetto al solito, perché se siete qui, allora oggi assisterete insieme a me a un nuovissimo unboxing, perché ce l'ho già qui con me, del nuovo Rolex che mi sono comprato dopo i sacrifici fatti in questi mesi. Ok, quindi sono cose che si possono fare, non sono cose che fanno solo persone ricche, straricchissime, che sono i milioni, possono farlo anche persone normali. Quindi questo per farvi capire che se ce l'ho fatta io, lo potete fare anche voi, ok? Quindi vi ricordo sempre che in descrizione, come ben sapete, ci sono sempre tutti i link ai corsi. Se volete parlare con il mio team gratuitamente, sempre tutto in descrizione, potete già visionare tutto se volete entrare a far parte dell'Accademy, altrimenti, come già sapete, nel canale c'è il corso gratuito sul training che ho preparato per tutti quanti voi. Allora, per chi un po' già ne capisce, per chi non ne capisce, però vi faccio appassionare io già avevo degli orologi, però non avevo mai preso un modello in acciaio. Questo è il mio primo modello in acciaio, infatti vi faccio vedere anche la scatola, che lascia un po' a desiderare perché non mi è mai piaciuta questa scatola qui, tipo la scatola del Patek, la Demar Piguet, molto meglio. Allora, quale orologio abbiamo preso prima di tutto? Non ve lo voglio dire, prima vi faccio vedere un po' tutto. Questa è la scatola dell'interno proprio dell'orologio. Qui c'è questa pellicola, se vogliamo chiamarla così, che non ho mai capito perché l'hanno messa, però diciamo, questa cosa potevano anche risparmiarsi. Come stavo dicendo prima, è il primo modello in acciaio che prendo, quindi ve lo dico già, la referenza per chi un po' ne capisce gli orologi è l'11-66-10LV, quindi per chi già qualcuno ne capisce avete già capito che è un sub, quindi un submariner, o submariner come vi pare a voi, ok? Quindi ora lo apriamo e ve lo faccio vedere. Sta ancora molto bello, tutto pellicolato, infatti è venuto qualche giorno fa il portavalori a portarmelo. Allora, guardatelo, è molto bello. Ora ve lo esco. Intanto ce l'abbiamo qua, eccolo qui. Poi vi faccio una ripresa anche da vicino, ve lo faccio vedere tutto un po'. Qualche pellicola c'è ancora. Com'è questo orologio? Perché non è l'Hulk classico. Non so se riuscite a vedere qua vicino. Non è l'Hulk classico. Intanto questo lo mettiamo qui. Vi faccio vedere anche la scatola lì dentro. Non so se l'avete mai vista. È una scatola normale. Qui c'è questo coso che mettono sempre, che non mi ricordo mai il nome, c'ho sempre i lapsus. Qui ci sono i documenti che mi hanno dato per la garanzia dell'originalità dell'orologio. Poi qui c'è anche la card che mi hanno detto di non far vedere, mi dicono dalla regia qui di non far vedere perché si possono clonare gli orologi, quindi questa non ve la faccio vedere. Qui c'è la certificazione originale che certifica che è un orologio Rolex originale, sta qui. Ora ve l'apro, ma tendenza che è compilata dopo averla presa, dopo aver contato l'orologio. Queste cose non ci interessano, diciamo che le possiamo anche togliere, quindi queste possiamo mettere qui, le possiamo anche togliere. Allora, per chi conosce questo tipo di orologio, ragazzi, intanto ora tolgo queste cose, sappiate che questo qui, che è un sub colore Hulk, perché si chiama Submariner Hulk? Perché essendo che è verde, la community comunque di chi è appassionato gli ha dato il nome di Hulk proprio perché ricorda tantissimo il personaggio della Marvel, ok? Allora, come è stato customizzato? Perché questo, ora ve lo avvicino, ok, credo e spero che si veda bene, poi comunque faccio una ripresa da vicino. Questo è un Submariner customizzato, ok? Quindi inizialmente lo vedete qui anche quello originale, il modello originale, ve lo metto in sovraimpressione. Era ovviamente in modo diverso. Cosa gli ho fatto fare io? Ora lo apriamo, comunque me lo provo perché tutto impellicolato, non voglio assolutissimamente rovinarlo. Cosa gli ho fatto fare? Allora, la prima cosa gli ho fatto togliere, come ben potete vedere, la ghiera, ok? Infatti la ghiera al sub ha i numeri classici che si girano, come ce li ha il Daytona, come ce li hanno anche il GMT, e gli ho fatto mettere delle pietre, sono dei piccoli smeraldi. E poi anche qui su tutto il cinturino ci sono delle pietre. Poi anche sulle alette che è qui al lato, non so se si vede, qui è una parte molto piccola rispetto al complesso dell'orologio. Questa è una plica che dovrò togliere dopo. Allora, come dicevo, questo è il primo Rolex in acciaio che ho preso, poiché ho sempre preso modelli in oro o modelli super pacchiani. Un mio amico mi ha consigliato di prenderne uno in acciaio e quindi è stato fatto così. Poi questo modello mi piaceva particolarmente. Allora, vi dirò, comodità ottima, quindi mi piace assai. È un modello molto particolare poiché, come vi dicevo prima, è stato customizzato, è stata tolta la ghiera, il quadrante è rimasto lo stesso, sono stati modificati cinturino, ghiera e alette, ok? Quindi poi ci
vi faccio una zoomata da vicino e ve lo faccio vedere. Per quanto riguarda l'incastonatura delle pietre, mi piace parecchio, poiché ho già altri orologi che hanno che sono customizzati, che hanno le pietre incastonate dentro, e questo qua devo dire che mi piace molto molto di più, perché l'artigiano, chi lo fa ovviamente, te lo fa in modo più... Vabbè, è una cosa un po' soggettiva, però c'è chi te lo fa meglio, c'è chi te lo fa peggio in base a chi te lo customizza. Ovviamente qui la ghiera può girare come tutti i classici sub, io in realtà pensavo che essendo delle pietre non giravano, invece girano, infatti mi piace molto questa situazione qua. Ora me lo ritolgo così vi faccio una ripresa anche da vicino. Ditemi nei commenti se vi piace questo modello, l'1166-10LV, che identifica appunto i sub, poi in particolare questo modello qui che è l'Hulk. Ora faccio una presa da vicino così mi dite voi. L'Hulk normale, non customizzato, siamo dai 20 ai 25-27 in base al dealer che vi vende l'orologio. La customizzazione può andare dai 5 ai 7.000 euro, quindi in totale siamo 33, come vedete anche in sovraimpressione, K di orologio, quindi siamo sui 33.000 euro di orologio. Sono sicuro che salirà, non come l'Hulk originale perché è un customizzato, ma ne vale la pena perché, come detto prima, mi piaceva particolarmente, volevo customizzarlo e l'ho fatto customizzato. Ora vi faccio vedere una ripresa da vicino così ve ne rendete meglio. Dal vivo qui la scatola, vi faccio vedere tutto. Ok, così penso renda particolarmente, quindi come vedete questo modello di Hulk è customizzato, qui la ghiera è stata sostituita, le alette, questi punti qui e qui, e poi tutto il cinturino. Così vi faccio vedere fuori dall'ufficio, così vi faccio vedere alla luce del sole quanto rende. Spero che si veda, poiché alla luce del sole è tutta un'altra cosa. Scusate, un po' di pellicole le ho tolte perché sennò non si poteva. Veramente ragazzi è fantastico, veramente stupendo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se vi piace, se l'acquistereste anche voi, se ho fatto un buon acquisto. Sono comunque 33k di orologio, si poteva comprare altro, in realtà era intenzionato a prendere altro, però come dicevo prima, con il lavoro e il sacrificio del trading si può fare questo ed altro. Ok ragazzi, l'unboxing è finito, vi ho fatto vedere la scatola, l'orologio, vi ho spiegato un po' la sua storia, perché si chiama Hulk, come l'ho deciso di customizzare. Ho tolto un po' di pellicole perché erano un po' assese, no, ovviamente non si vedeva niente, non si capiva niente. Fatemi sapere nei commenti, ovviamente lasciate un bel like, commentate, ditemi se vi piace l'orologio, bello, carino, no, fa schifo, accetto qualsiasi critica, commento. Ovviamente come sempre dico in descrizione ragazzi, trovate tutti i link per poter entrare a far parte del percorso, dove come tutti gli altri ragazzi potete avere anche voi ottimi risultati e prendervi anche questo magari dopo un po' di tempo, perché ci ho messo qualche anno, però tutto si può fare. Bene, per questo video è tutto, noi ci sentiamo al prossimo video qua è Tony, mi raccomando fate i bravi, alla prossima.